when you shoot a film this size, and with this kind of expectations, I mean, you could have, we could have shot this film in a lot of other ways. We could have shot it like a fast handheld way, more television, kind of like that style. But in the process of doing this film, it kind of like dawned on me that there was only one way to do this, and this was to shoot this in a very, very good quality, every shot, like a big widescreen film, and then basically take the time to work with the actor, especially Nomi and Miki, so we would have time to do the complexity and the quality. Because only if we got this quality home in every shot and we put up the camera 1,000 times, that we would then get this film home and succeed in the expectations of the audience. Ovviamente quando ti accingi a realizzare un film di questa portata, di queste dimensioni, noi questo film in realtà l'avremmo potuto girare magari con la camera a spalla, seguendo lo stile di quello che può essere lo stile televisivo, ma la cosa che comunque io ho percepito sin da subito è che era necessario girarlo, considerata la portata e le aspettative, sempre prestando attenzione alla qualità, all'ottima qualità del film, l'ottima qualità del film in ogni inquadratura, e quindi questo è stato l'obiettivo principale, e questo ha significato prendersi del tempo a lavorare soprattutto con Nomi e Mike, proprio per affrontare in particolare le scene più complesse, le parti più difficili, e quindi collocare la macchina da presa, magari spostarla, collocarla magari 1000 volte, ma sempre per poter ottenere la qualità che poi potesse rendere il film all'altezza delle aspettative. And I think this was particularly hard for Søren, because one of the things, when I said yes to shoot this, one of my demands was complete artistic control, because I felt that I could only do this film successfully if every decision I made was for the best of the film. And poor Søren was the one that had to run around and find more money. And we just kept shooting and shooting. We were supposed to shoot in 60 days, and I was supposed to come home to my wife the 23rd of May. We kept shooting. We shot for 85 days, and I came home the 3rd of July and was not so popular. E credo che questa cosa sia risultata particolarmente pesante e difficile per Søren, perché ovviamente nel momento in cui io ho accettato di dirigere il film, una delle mie richieste è stata, una delle mie condizioni sine qua non è stata il completo controllo artistico sul film, perché ovviamente quello che avvertivo e che provavo era che per poter realizzare un film di successo io dovevo poter essere libero di prendere qualsiasi decisione che prendevo doveva essere per il bene del film, il che ovviamente ha mandato in manicomio il povero Søren, che non ha dovuto far altro che correre di qua e di là disperatamente a caccia di soldi. E anche perché noi ci siamo andati ben oltre il budget, ben oltre i tempi previsti. E in realtà il film doveva essere girato in 60 giorni, e quindi sarei dovuto rientrare a casa da mia moglie il 23 maggio. Invece abbiamo continuato a girare, abbiamo girato per 85 giorni. Mi sono ripresentato a casa il 3 luglio e non è che abbia ricevuto una grande accoglienza. And you could say this is a very unusual Scandinavian film, and therefore it was also very tough to finance, because it's a huge film. And normally in Scandinavia you do small, depressing film on one location. And this was the complete opposite. And the books were so popular, so all the people said to Søren, well, you know, it would finance itself, but it certainly did not. So it was actually quite a Swedish war to make this film, and you know, a lot of people has put enormous amount of hours and sweat into it. I mean, one should think that when you have a popular book it would be a walk in the park, but it was anything but. Ovviamente va detto che questo è un film assolutamente insolito,
Come film scandinavo, nel senso che il film scandinavo, perché ovviamente è stata una grande produzione, un grande film, molto, anzi completamente diversi da quelli che sono i film scandinavi classici, dei piccoli film deprimenti, girati in un solo esterno, in una sola location. Qui siamo andati proprio all'estremo opposto, il che ha comportato grossi problemi di raccolta dei finanziamenti, perché poi quando lui correva di qua di là a chiedere soldi, tutti quanti dicevano: ma visto il successo del libro, il film si autofinanzierà. Non è stato per niente così, non è stato affatto facile, perché uno si aspetta, dice, sai, un film così, un libro così famoso, raccogliere finanziamenti è una passeggiata del parco, tutt'altro. Yes. Okay. Yes, we bought the rights for all three books, and the first book was directed by Nils Arden-Oplev. I actually asked him to do all three books, but it is but he is a director who really wants to be in the post-production too. So it's very, you know, difficult to do three movies if you want to be in the magic room of editing and sound production. So this first movie was shot in spring 2008, and then in the spring in the east fall 2008 we shot book number 2 and 3, and that's the same director, that's a Swedish director called Daniel Alfredsson, because book 2 and 3 are very related, so logistically we shot that you know, together. E la domanda circa i tre libri, i tre film. Noi abbiamo acquisito i diritti per tutti e tre i libri. Nils, io ho chiesto a Nils di girare, di fare la regia di tutti e tre, ma siccome Nils è un regista che vuole comunque partecipare, essere coinvolto in tutte le fasi della realizzazione, compresa la post-produzione, era ovviamente difficile girare i tre film dovendosi dedicare anche a chiudersi nella stanza magica del montaggio visivo e sonoro. E quindi noi abbiamo girato il primo nella primavera del 2008, nell'autunno 2008 abbiamo girato il secondo e il terzo, che sono stati realizzati dal regista svedese Daniel Elfelson, che ha realizzato entrambi i film, perché i due libri sono molto collegati l'uno all'altro. So we have finished all shooting and now we are in post-production with film number 2 and film number 3, having release in Scandinavia on the 18th of September on film number 2 and 27th of November on film number 3 all over Scandinavia. Siamo adesso nella fase di post-produzione sia per il secondo che per il terzo. Il secondo uscirà nei paesi scandinavi il 18 settembre e il terzo il 27 novembre. Buongiorno, volevo chiedere alla signorina Rapace, intanto vabbè, se le va di vogliere fuori questo nome, se è veramente di origine italiana o meno, ma è poco importante. Volevo chiederle, secondo lei, qual è il fascino di Lisbeth, perché per tutti i fan della trilogia Lisbeth è Lisbeth, cioè è una grande, con tutte le sue contraddizioni, è proprio un personaggio molto amato, è veramente l'icona, una delle prime icone di questo millennio, nuovo millennio, speriamo che rimanga così. E secondo lei cosa riesce ad individuare, due o tre elementi di questo fascino, compresa probabilmente la forza, e se, aggancerei a questo discorso della forza delle donne una